È successo nella prima puntata di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1 sabato 8 ottobre 2022, Milly Carlucci chiede scusa. Aggiornamento su Twitter: Iva Zanicchi ha pubblicamente chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli per il suo comportamento, come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c'era cattiveria. Iva Zanicchi show alla prima puntata di Ballando con le stelle 2022. L'Aquila di Ligonchio ha pesantemente offeso la giurata Selvaggia Lucarelli, rea di averle rifilato 1-0 dopo la performance con il suo ballerino Samuel Peron. Un voto che non è proprio piaciuto alla cantante, che ha dato della TR. Alla giornalista e scrittrice per Ban due volte, come potete vedere nel video più in basso. Il filmato è prontamente diventato virale sui social network e in particolare su Twitter, dove in molti si sono lamentati della volgarità di Iva Zanicchi. Tanti hanno poi chiesto la squalifica immediata della concorrente da Ballando con le stelle. Non è mancato il commento diretto di Selvaggia Lucarelli, che sul suo account ha postato la clip e ha preteso delle scuse ufficiali. Scuse che, al momento in cui scriviamo, non sono ancora arrivate. Milly Carlucci è però intervenuta nella faccenda prima della fine della serata, assicurando che la sua produzione sta facendo i dovuti controlli a seguito della brutta parola pronunciata da Iva Zanicchi. In attesa di saperne di più mi scuso con il pubblico e con il giudice, ha detto la conduttrice Rai. We'll be right back.